Un ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti all'appuntamento con RRG Milano. Accanto a me, Rosa San Giovanni, la responsabile. Di che cosa ci parli oggi? Ciao a tutti, beh, oggi parliamo dell'estate? Sì, parliamo dell'estate, guarda. Allora, ci siamo, i colori ci sono anche della nostra nuova Twingo. Mi piacerebbe tanto potervi parlare della nostra nuova Twingo, che veramente è il colore estivo per antonomasia, ma non ce la posso fare con questa voce. E quindi ho scritturato un megafono per me, Simona. Ciao a tutti, e siamo a 4, la quarta generazione di Twingo, 4 come le stagioni, ma oggi, come abbiamo detto, celebriamo l'estate con un colore che la rappresenta al massimo, ossia il nostro giallo. Questa è una delle nuove tinte che è stata introdotta, Twingo nuova, colori nuovi, ma ovviamente abbiamo mantenuto quello che l'ha fatta essere vincente fino ad oggi, quindi la sua versatilità, la sua agilità e il raggio migliore di sterzata della sua categoria. E vedo che ha delle caratteristiche, adesso la nostra telecamera la stiamo facendo vedere anche all'interno, questi particolari gialli che riprendono l'esterno. Possiamo personalizzare l'interno, quindi anche per le clienti più esigenti, ma perché no, anche i clienti più esigenti, certo. Perché oggi gli uomini sono peggio di noi donne, cara Rosi. Direi ripeto, di sì. Abbiamo ottenuto quello che il successo di Twingo aveva già rappresentato, quindi la sua versatilità, l'agilità, il suo raggio di sterzata, che è il migliore della sua categoria. Sono state aggiunte delle prese d'aria, che oltre a essere comunque dal punto di vista estetico sicuramente valorizzanti per la vettura, hanno anche una logica in termini della tenuta su strada. Che dire, vi aspettiamo qui, l'estate arriva. L'abbiamo tanto, come dire, attesa. Invocata e attesa. Siamo qui, vi aspettiamo con tutti i colori estivi di Twingo. Perfetto, per una prova su strada eventualmente. Ed ora diamo la parola a Tony, che proseguirà con delle occasioni dell'usato davvero molto interessanti. E Rosa, vuoi entrare? Dai, vieni a fare almeno il ciao. Lo so che non hai la voce, ma siamo così belle in giallo. Ciao a te, Tony. Venite a trovarci. Ti aspettiamo. Grazie, Rosi. Sono qua, sono il vostro Tony. Dall'automercato dell'usato della Renault filiale di Milano, via Monte Abetone. E questo mese abbiamo delle offerte irripetibili, giugno e luglio, e sono tutta gamma, benzina GPL, diesel Euro 6, berlina e station wagon, ma in modo particolare le Mégane. Partiamo subito, con 12.900 euro vi diamo delle Mégane berlina bellissime. Sono le Business o le Zen, sono state immatricolate nel 2017 e 2018, ripeto, partiamo da 12.900. Come sono? Sono con cerchi in lega, climatizzatore d'aria automatico, i sensori di retromarcia, il cruise control, il navigatore, due chiavette USB, regolatore di velocità, specchietti esterni elettrici. Queste sono vetture aziendali in perfette condizioni. Passiamo però poi ai 13.900 euro delle berline, quelle un po' più accessoriate, le Intense, e hanno qualcosa in più, quindi l'interno misto pelle, il navigatore più grande, hanno i sensori anche anteriori, i cerchi maggiorati. Ricordatevi, Mégane berlina 12.900-13.900. Però adesso attenzione, Mégane Sporter 2017, partiamo da 13.900 euro e 14.900 euro del 2018. Un chilometraggio che va dai 30 ai 40.000 km con cerchi in lega, sensori di retromarcia, climatizzatore d'aria bizona, regolatore di velocità, il navigatore con due chiavette USB, presa AUX, specchietti retrovisori elettrici, fari fendi nebbia. E attenzione, con il finanziamento c'è uno sconto formidabile. E mega offerta anche per le Scenic questo mese. Abbiamo deciso di partire da 14.900 euro sulle Scenic del 2017. Stesso motore delle Mégane, 1.500 diesel Euro 6. Che cosa vi comprate con 14.900? Fendi nebbia, cerchi in lega, climatizzatore d'aria automatico bizona, il navigatore, il cruise control, il volante in pelle, i retrovisori elettrici, i sensori di retromarcia. Da 14.900 a salire
fino, vedete un po' voi, 2018, versione con più accessori, ce ne sono diverse. E anche per questo mese abbiamo deciso di partire da un prezzo molto basso delle Captur Zen a 12.900 euro, sempre con motore diesel Euro 6, 90 cavalli, sia con cambio meccanico sia con cambio automatico. Ricordatevi, 12.900 euro, cerchi in lega, navigatore, regolatore di velocità, specchietti retrovisori esterni elettrici, chiavetta USB, Bluetooth. E poi da queste qui si passa a delle stupende Captur del 2018 che adesso vi presento. Ed eccole le Captur Energy Full Optional del 2018 a 15.900 euro. Hanno dai 10-11.000, 15.000 chilometri. Motore 1.510 cavalli, 6 marce e hanno un'accessoristica completa, dai fari full LED ai cerchi maggiorati, alla retrocamera, i sensori perimetrali, cruise control, volante in pelle, retrovisori esterni elettrici e richiudibili, climatizzatore d'aria automatico, hanno di tutto e di più. Non dimentichiamoci dell'offerta monoprezzo delle Clio, perché prosegue l'offerta 10.900 euro per Clio 900 TCE benzina da 90 cavalli Euro 6, diesel 75 cavalli Euro 6 e Sporter 90 cavalli Euro 6. Sono tutte a 10.900. Che accessori hanno? Fari fendinebbia con i LED, il bracciolo, gli specchietti retrovisori esterni elettrici e richiudibili, il climatizzatore, il regolatore di velocità, il navigatore, la chiavetta USB, i sensori di retromarcia. Quindi tutte e tre queste versioni hanno questi accessori. E ci sono anche le nostre piccoline, le Twingo dell'anno scorso, del 2018, in promozione a 8.900 euro, 3 cilindri, benzina, Euro 6, 69 cavalli, 20.000, 21.000, 18.000 chilometri, con fari fendinebbia, radar di retromarcia, climatizzatore, regolatore di velocità, la radio col Bluetooth, col comando sul volante, volante sedile regolabile in altezza, chiusura centralizzata, retrovisori elettrici. Queste sono in promozione anche con lo sconto finanziamento. Questo mese c'è una novità. Abbiamo delle stupende Opel Mokka e cos'hanno di particolare? Sono motori 1.400 benzina turbo da 140 cavalli con il GPL, quindi chi vuole risparmiare, chi vuole una macchina semi nuova però guarda anche il consumo, va via tranquillo. Sono di marzo del 2018, intorno ai 20.000 chilometri, 20-22.000 chilometri. Abbiamo qualche colore, quindi grigio chiaro, grigio scuro, però sono tutte full optional. Cosa vuol dire? Clima automatico, regolatore di velocità, Bluetooth, navigatore, i radar anteriore e posteriori. Sono vetture complete, cerchi in lega, fendinebbia. Ricordatevi, 17.900 euro per vetture che sono praticamente nuove. Abbiamo delle meravigliose ammiraglie in casa Renault, che sono le Talisman. Ricordatevi, perché partiamo da 19.900 euro con 3.000 chilometri, dico 3.000 chilometri, del 2017, per arrivare poi al 2018 sia berlina che Sporter. Le Sporter sono stupende, con le quattro ruote sterzanti, i cerchi maggiorati, retrocamera, cruise control adattivo. Arriviamo fino a 26.000 euro di spesa. Vetture sempre nostre, sempre aziendali. E adesso parliamo delle Dacia Sandero benzina TCE da 90 cavalli, che sono quasi introvabili, perché sono macchine dell'anno scorso, con 20.000 chilometri a 8.900 euro, e hanno quello che serve, dai fendinebbia al climatizzatore,
il navigatore, chiavetta USB, presa AUX, il Bluetooth, gli specchietti retrovisori elettrici, ricordatevi, benzina, TCE, 90 cavalli. Ed eccoci al fuoristrada della Dacia. Abbiamo tutte vetture del 2018, diesel col motore da 115 Blue Diesel, a 12.900, 13.900, in base un po' al chilometraggio che parte dai 20.000. La versione Comfort ha i cerchi in lega, il climatizzatore, navigatore, i sensori di retromarcia, il regolatore di velocità, specchietti retrovisori elettrici, fendinebbia, naturalmente vettura aziendale, e anche queste godono dello sconto finanziamento. Prima macchina aziendale in assoluto, la Lascan Intense, 4 ruote motrici, Euro 6 naturalmente, 2003 turbo diesel, 190 cavalli, 19.000 km, dell'anno scorso, full optional naturalmente, costa 31.000 euro, ma ricordatevi che per prendere la nuova ce ne vogliono 45. E ricordatevi, importantissimo questo mese, sulle Mégane berlina, station wagon e sulle Scenic, uno sconto, se decidete di fare il finanziamento, irripetibile, a sorpresa. Vi aspettiamo e un saluto dal vostro Tony. L'altro giorno è venuto dentro uno e fa: ah, ma lei è quello della televisione, ma posso chiedere a lei? Non è che... ma io sono venditore, gli ho detto, dica pure. No, perché, sa, pensavo che lei presentasse e basta. Beh, certo, sono i miei colleghi che vendono.